Bentornati carissimi amici di Briciole di Storia, benvenuti e questa è la Briciola di Storia che vi piace. Questa è Briciola di Storia. Finalmente un sacchetto. Finalmente abbiamo un sacchetto. Noi stiamo diventando quelli dei sacchetti. Abbiamo avuto quello Esselunga, che potete andare a vedere, poi metteremo magari il link alla Non di fine. quelli gialli, No, di quelli bianchi, quelli vintage, non vorrei che assolutamente. Poi abbiamo confondessero. avuto un altro del Pelicano. No, Sì, Pelicano. Pelicano, uno dell'Alimarket, uno della Despar. Basta. E adesso abbiamo quello di Côte Purtroppo non d'Or. ne troviamo altri. Io immagino già tutti i nostri followers che sento che non ne abbiamo altri che o si strappano i capelli Eh dalla sì, o si disperazione disiscrivono. oppure ci manderanno un sacco di sacchetti Tra parentesi, vecchi nonostante questo, iscrivetevi al canale, mettete like, condividete e commentate se avete cose carine da dire, se no non antichi. Ma commentate. dove siamo? Dove siamo? Siamo in Italia, ma in realtà in Belgio. Perché parliamo di un sacchetto che avrà sarà degli anni 70, una roba del genere, 80. O 70 oppure 80. Io direi più 80, quindi è un sacchetto storico, ormai vintage, che da questa parte è così e dall'altra è esattamente uguale. No, il buon No? cioccolato belga è scritto in buon. C'è anche È scritto buon uguale, cioccolato non belga, cambia uguale, non cambia niente. niente. Côte d'Or, cioccolato. Il richiamo all'Africa è piuttosto forte, Sì. visto che c'è un elefante, o è un richiamo all'India o è un richiamo all'Africa. Siccome è marrone, mi viene da sospettare che il cioccolato sia un richiamo. Al cioccolato belga. Belgi, come si dice? No, Che allora ricominciamo da capo. sì. Richiamo all'Africa. All'Africa, sì, Ok. e cioè alla Costa d'Oro, Che o cos'è la Costa meglio, la Costa d'Oro? d'Oro è la costa del Ghana, ovvero da dove arrivava, almeno fino allora, le ricerche che abbiamo fatto, gran parte del cacao per le cioccolaterie europee, a quanto pare, non solo belga. Belgi che consumano un sacco di cioccolata e Côte d'Or che esiste tuttora. Interessantissimo, Molto quindi interessante, una anch'io. briciola di storia al cioccolato che però penso che stia per finire qui e non so che fine farà il sacchetto in realtà, però magari qualcuno l'ha avuto e dice: ma tu pensa che io ho un sacchetto uguale che ci tengo gli attrezzi giù in cantina, perché più o meno era la fine che faceva i pennelli Abbiamo o... parlato di colonialismo, abbiamo Sì. parlato di Africa, di geografia, gli elefanti, il Cioccolato. cacao, il cioccolato, Chiudi così. quindi più storie di così. Ragazzi, ci vediamo. Accontentiamoci, ciao a Ciao a tutti. tutti.